per amore per il mare e giustamente per Bordighera soprattutto. Un'iniziativa che è partita proprio dal nostro assessore Marco Laganà, che ha coinvolto tutta la giunta, il consiglio, una parte quindi della nostra maggioranza e comunque anche tanti altri cittadini che sono venuti a darci una mano. Un'iniziativa che riproporremo sicuramente anche su altri siti del comune per fare in modo che comunque la nostra città sia sempre più bella e accogliente. Quindi oggi diciamo il punto zero, la partenza di questa iniziativa di pulizia che ha coinvolto anche cittadini. Siete qui dalle 8 del mattino e per quanto tempo ancora sarete qui? Ma staremo qua fino a luna, poi a luna mangeremo tutti insieme per una conviviale, dopodiché tutti liberi. Comunque sono convinto che questi siano i migliori modi per poter dare veramente il resoconto all'amministrazione e ai cittadini di come si può operare, perché prima delle parole bisogna fare i fatti. Iniziamo dalle piccole cose e vogliamo dimostrare di voler davvero cambiare la nostra città. Quindi vedendo una città più pulita, vedendosi tutti impegnati per la città, è convinto che può servire anche per rendere proprio più bella tutta Bordighera. Esattamente, perché i turisti devono arrivare e trovare la spiaggia d'Arenella, che è una delle spiagge più belle della nostra città, pulita. Oggi abbiamo tolto decine di centinaia di mozziconi di sigarette, bottiglie rotte. Ecco, questo non deve più succedere. Sarà una zona presidiata da delle telecamere, come sarà presidiata anche la zona del cimitero ed altre aree che oggi purtroppo sono in una zona di completo degrado, purtroppo proprio perché non c'è controllo da parte di nessuno. Una giornata sulla pulizia, la pulizia del porticciolo, del cammin del Pipu, la miglioria, la pitturo delle panchine, la pulizia dello specchio acqua e di tutta la parte limitrofe al nostro porticciolo in cui l'amministrazione crede molto. Oggi è una giornata mondiale, anche in Costa Azzurra e tutta la parte della Francia, e sono molto attenti a questa giornata della pulizia di tutte le zone limitrofe alla costa e alle spiagge. Una giornata da ripetere, quindi? Una giornata da ripetere nei prossimi 5 anni, per questo l'abbiamo intitolata la prima edizione. E tengo a sottolineare che i ringraziamenti sono per tutte le persone che oggi lavorano qui, gli amministratori, i cittadini, i proprietari di posti barca, i pescatori e i nostri tecnici degli uffici, e qualcosa che unisce tutti, il bene del nostro porticciolo che vogliamo far tornare a splendere, perché pensiamo e riteniamo che sia proprio una bomboniera, e questo è quello che ci siamo prefissati.